Quando ero bambino mia madre mi diceva: se farai il soldato diventerai generale, se farai il monaco diventerai papa. Ho voluto essere pittore e sono diventato Picasso. 200 opere tra dipinti, ceramiche, disegni, litografie e acqueforti raccontano a Palazzo Blu di Pisa questa straordinaria volontà di diventare pittore del giovanissimo Pablo Picasso, che lo condusse nella Barcellona degli ultimi anni dell'Ottocento a sperimentare ed esplorare ogni possibile percorso artistico, dagli esordi a Barcellona, nell'avanguardia catalana, fino agli anni parigini e la grande rivoluzione cubista, una foga creativa che segnerà il corso dell'arte moderna. Picasso ha un'opera così sterminata, con una tale varietà di tecniche, da tutte le tecniche della pittura e della grafica fino alla scultura, alla ceramica, e evidentemente non è possibile fare una mostra antologica completa. Noi abbiamo voluto sottolineare alcuni momenti dell'ispirazione di Picasso, e per esempio i momenti del toro legato al Minotauro, l'immagine della donna. Questa è la terza mostra di un ciclo dei grandi pittori del Novecento che hanno operato sulle rive del Mediterraneo, e naturalmente non poteva mancare Picasso, che è vissuto lungamente sia a Barcellona sia poi per tutta l'ultima parte della sua lunga vita in Costa Azzurra. La mostra pone l'attenzione sul Mediterraneo e sui miti del Mare Nostrum che Picasso elabora nel corso della sua vita, a cominciare dal Minotauro, il mostro cretese che nell'opera del maestro catalano diventa emblema della violenza della guerra, intrecciandosi con l'immagine del toro e della corrida che Picasso, da spagnolo, sente fortemente, per finire con il tema della metamorfosi, figure in continua trasformazione che invadono le sue opere. Opere, tecniche diverse, sperimentazioni e trascendenze. È questo il modo di Picasso di appropriarsi della realtà. L'artista mette le mani in pasta dappertutto: disegno, pittura, scultura, fotografia, poesia. Qui siamo per esempio in una sala nella quale sono presenti un numero rilevante di linogravure che vengono dal Museo Picasso di Barcellona e che fanno parte dell'ascito di Sebartès, che è stato per lunghi anni il segretario di Picasso e al quale Picasso aveva dedicato una vasta collezione di queste incisioni particolari con questa tecnica molto particolare, diversa. O le opere a pennello e raschietto su carta che illustrano il fenomeno della metamorfosi di pensiero e artistica di Picasso. Sono di una collezione privata, così come abbiamo anche la metamorfosi del toro, da un'immagine verista naturalistica fino quasi a un geroglifico. Abbiamo molti prestiti da collezioni private, ma abbiamo anche prestiti da istituzioni importanti come il Museo Picasso di Barcellona, il Centro Pompidou di Parigi e il Museo di Brooklyn, che ci ha prestato alcune opere importanti.